5? 40. 5.40, buongiorno. 5.40, buongiorno. Non rimane così alle 5.40. Ti volevo prendere, guarda chi c'è dietro di te. Vai, vai, di sfondo. Guarda di sfondo, guarda chi c'è. Ma no, ti giuro, sembri morto. Sembri un personaggio del mondo di è tutto durito. No, è stato un po' che moglie, se mi fai darci di ferro mi butto giù su. Ciao, un braccio di ferro ai 5.40. Sì. Dai, ciao, un braccio di ferro. No, 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 scusa, no, che fa schifo. Butto giù. Ma non ce n'è, è anziano, ma è una cosa, è quello che c'ha il fisico meglio di noi qua, sai? Guarda, questo è bello. 5.40, ben piano. John Wayne, Amadeus, alle 5. No, non lo puoi battere, questo è tutto. Ok. È un morto vivente, capito? Quindi ci hanno sofforto. A me no, però non ce la fai. Ma sì, perché c'hai il braccio che non ti funziona adesso. Ah, hai ragione. Perché fa pipì, pipì. No, ma io c'ho il sinistro forte, io faccio col sinistro. Ma ti rendi conto? Vabbè, ragazzi. È il personaggio del momento, il personaggio del momento, eccolo! Però manca Monti. Manca Monti. Sì, lo dovete mettere perché gli devo dire una cosa. Manca Monti, tu invece mancamento. Dimmi. Ti è piaciuto? Manca Monti, mancamento? Ah sì, mancamento. Va, no, Yadven, va a ten. Come si dice? Va a ten. Come stai? C'è un occhio strano. Sì. Che è successo? Mi è uscito un orzaiolo. No, come si chiama? Orzaiolo. Manduria dicono che quando esce da affari del genere si vede che vede. Vede delle donne nude. Io non ho visto niente. Hai visto le donne nude? A paese mio si dice. Che quando ti esce quello devi vedere delle no, donne. No, hai visto delle, hai visto qualche donna nuda. E tu hai visto qualche donna nuda? Non ho visto niente. C'è tramite mia moglie. Tramite mia moglie, ho capito. Vabbè. Ah ragazzi, 120 super successi, oggi si cantano. Vabbè, che diciamo, andiamo a fare colazione? Andiamo a fare colazione, sì. Hai fatto l'altra volta Enzo Iannacci. Grazie, grazie. E anch'io! Ma no, sono preoccupato per venerdì. Devi invitare me, ma il naso non c'è bisogno manco del trucco perché. No, pensa che forse me lo vogliono incapsulare addirittura. Te lo voglio mettere più grande. Bravo, più largo. Stanno sbagliando. Io devo parlare con i truccatori. E anche il mento, mi hanno detto. Beh, che il mento sì, sono bello pronunciato. Oh, c'è il Dandi. Buongiorno. A che devi lavorare? Buongiorno. No, sto andando. Ah, lui sta andando. Si chiama Gianni. Alle 5:30 con la camicia sola e... 5:30, sì, noi siamo quei primi. Vabbè, andiamo a fare colazione. Questo era un così, un buongiorno. Non la chiamiamo neanche anteprima, la chiamiamo buongiorno. Ah, oh, si chiama, ti sei. Buongiorno, buongiorno. Oh, che stai a fare qua? Venuto a vedere l'edico. Ah, siamo venuti a vedere il nostro amico, il nostro tecnico. Ciao Giulio, Giulio da Siena. Giulio da Siena. Ciao Romano. Tutto bene? Romano è sardo, come avete capito è sardo di origine, si capisce che è sardo, c'è la Sardegna. La Sardegna lì. C'è padre Pio, c'ha più il nostro baretto, ma un sono... sacco di. Questa si chiama spianata romana, guarda che roba che è, mamma mia. Salame di puro suino. Pizze, cose, buone. Spighe di grano, questa è bella, spighe di grano. E ora qua ci roviniamo la vita, vai integrale. Integrale al mio moro, i muffin. Uno speciale, bravo, dammelo tu uno speciale. A lui un cornetto per il naso e uno per il corpo. Cosa prendi tu? Prendi uno adesso, speciale. Chi so questo? Cappuccino, grazie. Questo è libero, questo è bello scontato. Libero, libero, lui è un cliente di libero, lui compra solo libero, compra. Sì, vero? Perché mi fa ridere. Ah, ok. Oh, fa sempre battute, no? Carino. Le copertine sono sì, ma no, tu fa ridere. Ma che bello, quanto è bello. Ecco, è arrivato l'altro boy.
Ruggero, guarda. Ma ci abbiamo lì come dice. Abita a 100 metri da me. Lui. Mi fate compagnia, insomma. Non vedo la sua macchina. Ciao, va. Devo fare colazione.